La nuova Palermo si presenta al Teatro Politeama, è uno dei punti centrali del progetto, non può che essere il nuovo stadio dell'US Città di Palermo, ovviamente alla presenza anche del Presidente della Regione Raffaele Lombardo, del Presidente dell'ARS Francesco Casce, di altri volti noti della politica, dell'economia e anche della magistratura. Il Presidente Zamparini ha illustrato le linee guida del progetto, dell'impianto che dovrebbe sorgere allo Zenon, un impianto pensato soprattutto per la gente che dovrà viverlo non soltanto nei giorni di partita ma anche durante tutta la settimana. Il Presidente Zamparini presenta così ai nostri microfoni il progetto. Beh, è fondamentale nel calcio del domani, è fondamentale. Io devo ringraziare tutte quelle istituzioni che ci daranno una mano ad accelerare i tempi. È uno stadio con delle attività funzionali a tutte le funzioni sportive per la città, per cui ci saranno dei centri di recupero sportivo, ci saranno delle palestre, ci saranno attività commerciali però legate allo sport. Andare oggi allo stadio è una difficoltà enorme, la nostra certezza è che con lo stadio nuovo, senza barriere e senza controlli, perché Palermo e i tifosi del Palermo non ne hanno bisogno, si sanno autocontrollare da soli col controllo della società, sicuramente sarà un posto dove sarà la seconda casa del tifoso.